Bene, sono tornato, finalmente, dopo 4 settimane, sono tornato. Bene, come avevo detto nel mio ultimo video, quindi mi opero, mi sarei operato il 21 maggio, avrei fatto un'operazione e quindi non avrei potuto fare video. Infatti sono qua domenica 16, se non vado errato, 16. Controllo velocemente perché domenica 17 giugno qua pronto per il primo video dopo l'operazione per spiegarvi tutta la situazione. Appunto, il 21 maggio mi sono operato. Ve l'avevo detto, vi avevo promesso anche un vlog, ma non ci sono riuscito perché ero stanco, il mio corpo non ce la faceva. Ma comunque sono qua per spiegarvi. Allora, 21 maggio mi hanno operato. Praticamente sono stato anestetizzato totalmente, quindi non ho sentito bene amato niente e per fortuna mi hanno aperto la cicatrice che avevo fatto vedere nello scorso, nel video mi opera. Vi avevo fatto vedere la cicatrice, me l'hanno riaperta, però hanno fatto una sorta più lunga, tra virgolette, ne hanno tagliato un po' di più. Mi hanno messo praticamente vicino alla colonna, alla spina dorsale. Due sbarre, me ne ricordavo una, invece no, due pali nel culo. Due sbarre di titanio, precisamente nella schiena, sono una qua e una qua, cioè poi girate in quel senso, con dei fili, con dei chiodi attaccati appunto alla colonna vertebrale, che me l'hanno stirata più che potevano. Infatti adesso ho una curvatura di 30, quindi da 75 che avevo adesso sono a 30, quindi hanno fatto un ottimo risultato. Sono più alto, ho recuperato forse 6 centimetri 7. E il mio amico Megas Drax, nomi, tutti i vari nomi che ha, Matteo, il mio solito amico, può confermarvi che sono più alto. Poi più avanti vi lascerò scorrere un'immagine della mia schiena, com'era appunto in ospedale, perché sono stato in ospedale 2 settimane. Quindi anche relativamente poco. 2 settimane dove ho fatto fisioterapia, poca però perché non potevo anche io, il mio corpo non reggeva molto. Mi alzavo, mi sdraiavo, andavo in bagno fin quando non sono più uscito, se no tenevo il pannolone, quindi vecchietto, però ho il catetere che non vi spiego cos'è, per chi lo sa è una brutta cosa e lo sapranno. Per chi lo sa, appunto, non vi spiego cos'è perché non è brutta, è una brutta cosa, è una brutta, 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 brutta cosa. Non è cosa grave, però ho cagato anche nel pannolone, quindi sei, yeah, vecchietto proprio pro, vecchietto pro style. Parte tutto, appunto, avendo tutte queste cose brutte. Non potevo più di tanto alzarmi. Poi quando sono riuscito, appunto, il mio corpo ce l'ha fatta ad alzarsi, andavo, sono diventato una divinità a un certo punto con la luce. Sono riuscito ad andare in bagno, quindi pisciare, cagare, fare la caccia, cioè le solite cose che fanno le persone, quindi cagare, pisciare. Ci sono riuscito, quindi mi alzavo, facevo due passi, poi mi sdraiavo perché non ce la facevo. La mia schiena non sopportava, anche il mio cuore non reggeva, non reggeva perché anche in base all'altezza, che adesso avendo recuperato avevo un po' di vertigini, tra virgolette, perché il mio sistema nervoso e il mio cervello quindi dovevo abituarsi a livello non, tra virgolette, non a questo livello, ma dovevo abituarsi a un livello superiore di altezza. Quindi non riuscivo tanto bene a camminare, avevo un po' di fatica. Facevo appunto fisioterapia. Però sì, adesso va molto meglio, adesso infatti faccio fisioterapia 2 volte alla settimana. Poi tra tutte le varie adesso sto facendo un botto di esami tra esami del sangue, visite per la schiena, eccetera, eccetera, eccetera. Mi avrei detto che tra un po' faccio correre, più o meno tra poco, faccio correre un'immagine dove per l'appunto avevo la schiena operata, quindi col cerotto grande. Adesso mi hanno messo un cerotto solo per la cicatrice, che più avanti, più adesso, per adesso, tra poco vi faccio vedere. E quindi ho deciso di prendermi, cioè mi hanno liberato da regina, cioè mi hanno fatto andare via.
venerdì della seconda settimana, quindi 21 maggio. Cos'era? 21 maggio, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Comunque, 2 settimane circa mi hanno liberato venerdì e ho detto, ma sì, mi prendo una settimana di riposo. Poi domenica non ce l'ho fatta, domenica scorsa ho detto, nah, sono ancora un po' stanchino, cioè non ce la faccio ancora. Adesso che è domenica 17 giugno, sono carico e pronto per fare di nuovo i video con tranquillità. Ringrazio sempre, ovviamente, che mentre in ospedale mi sono venuto a trovare i miei prof, i miei amici e infatti anche i miei familiari, beh, giustamente. Li ringrazio molto, vi voglio bene, sempre, cioè non smetterò mai di dire che vi voglio bene. Anche i miei compagni di classe che comunque anche se non sono riusciti a venirmi a trovare, mi hanno supportato tramite i messaggi su WhatsApp, quindi li ringrazio molto. Finito adesso farò correre l'immagine e ovviamente il ringraziamento come ho sempre fatto, come ho fatto nel primo video. Questo qua è il video di apertura che sono ritornato a posto. Vi faccio vedere adesso com'è la schiena normale, quindi sì, col cerotto singolo, adesso mi alzo, non mi sto chissà che cosa, non mi sto spogliando, faccio così, non mi sto spogliando chissà che cosa, giusto per far capire alle persone. Se vedete un po' di, anche un po' di residui di scotch e cerotti, però adesso ce l'ho appunto solo su tutta la linea della cicatrice e controllerò se il montaggio si è visto, ma credo di sì. Per forza. E come vedete adesso sono di proficio. Mi devo abbassare un pochino più o meno così. Come vedete sono dritto, cioè sono normale, tra virgolette, perché adesso sono andato a fare una visita qualche giorno fa e mi hanno detto che dovrò fare un'altra operazione. Sì, alla gamba, però di nuovo alla gamba, ma spero di riuscire ad alzarla. Niente. Aiuto. Ecco, precisamente la mia gamba sinistra è storta e dovrò operarmi qua perché tengo a mettere il piede all'interno di nuovo. Anzi, scusa, non il piede, il ginocchio. Il ginocchio tendo a metterlo all'interno e il piede però sta diritto. Il ginocchio va all'interno. Non è colpa del ginocchio, ma è colpa della tibia, se non vado errato, e quindi mi dovranno ulteriormente, forse prossimo anno o più avanti, non so, mettere delle, aiuto, aiuto, delle placche per farlo diventare diritto, quindi sia gamba che schiena, giustamente. Perché tendo ancora a tenerla piegata, quindi storta. E adesso sto andando avanti di ferro, quindi il ferro a pastiglia, quindi tranquillamente ingoiabili. Delle pastiglie appunto di ferro perché ho il ferro appunto basso, ho gli esami del sangue appunto bassi, però stanno risalendo con tranquillità, cioè stanno aumentando con calma, con tranquillità, però per il resto sto benissimo, infatti mi sento un grande e sto ritornando a mangiare perché sì, in ospedale non mangiavo tanto, adesso devo mangiarmi di nuovo come un faccocero. Che bello, eh. Sono contento, ringrazio ulteriormente le persone, i miei familiari, le persone a cui voglio bene, perché infatti vi faccio solo vedere un attimo. Sono venuto a trovarmi, oltre a regalarmi cibo, perché dovevo mangiare, quindi tra biscotti, merendine, cioccolato, di tutto, mi sono fatto diciamo un armadio pieno di cioccolata, dai, pieno di dolci. È venuta una collega di mia madre, un'ex collega di mia madre quando lavorava al Mac, perché mia madre ha lavorato al Mac, una sua amica, un'amica di mia madre in sostanza, e mi ha regalato, che non sapevo manco io che era uscito, il quarto volume di Dragon Ball Super. Infatti la ringrazio molto e non vedo l'ora di leggermelo. Quarto volume, adesso ho i primi quattro, quindi sono contento anche per quello. Cioè, aiuto.
la posso fare. Ok, è un po' strettino qua, sì. Poi ovviamente oltre... Sì. Non ho più niente, a parte una foto con una mia amica che mi ha regalato, cioè una mia amica d'infanzia proprio. Quello non posso farlo vedere perché sennò, cioè, diciamo, non è... Non ho il suo consenso di farlo vedere, quindi non posso. A parte tutto, poi mi hanno regalato, sapete dove, che vi ho detto più volte, che io alleno la squadra di mia sorella, sono il vice mister del Luserna Calcio Femminile, come vi ho sempre, forse ve l'ho detto spesso, infatti, mi hanno regalato un pallone con tutte le scritte dei mister e delle ragazze, appunto, che giocano a calcio, la squadra di mia sorella, in sostanza. Non ve le posso far leggere le firme perché sennò appunto andrei contro violazione di privacy, che bella cosa. Poi sempre una sua compagna di calcio mi ha regalato questo orsacchiotto molto tenero. Io accetto perché a me piacciono gli orsacchiotti, sinceramente sono un tenero bambino, quindi sono un tenero bambino. Poi un collega di mio padre mi ha regalato questo cappellino della Juve, quindi ok. Ti farò io, quindi va benissimo. Poi lo metto a posto. Comunque, mi hanno riempito i regali. Poi sto usando un regalo. Perché non è alto abbastanza, quindi sto usando un regalo. Poi più avanti magari ve lo faccio vedere. Comunque, mi hanno riempito sostanze, dolci, regali. Perché mi vogliono bene. Che belli. Sono contento. Ovviamente... Voglio bene a tutti io, perché sono una brava persona. Comunque, vi dico che per questo primo video del ritorno dopo questa brutta situazione, perché a me non è piaciuto per niente, è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate, condividete, iscrivetevi che ho fatto. Noi ci vediamo domani con un video. Ovviamente ritorneranno un video al giorno, non due, perché comunque la schiena è stanca, quindi il mio corpo è stanco. Quindi, noi ci vediamo domani con un video. Non mi ricordo più come si fa. Pigliga a tutti. Che bello.